Sardegna sono stati toccati temi molto importanti, dalla prevenzione all'analisi delle nuove tematiche, all'analisi dei nuovi fattori di rischio e anche temi di sviluppo sia per l'ambito cardiovascolare sia per l'ambito anche cerebrovascolare, ma anche i temi toccati in ambito oncologico stamattina e tra poco il tema dell'aterosclerosi sono sicuramente importanti sia per la diagnosi, per la terapia e per la prevenzione. È importante portare alla luce quelli che sono gli studi che si stanno facendo in ambito cardiologico, che oggigiorno è forse il più importante dei problemi, a parte quello oncologico che è molto messo in risalto. Un convegno molto interessante che analizza contemporaneamente diversi aspetti della sanità pubblica, una parte di analisi e una parte di sintesi, perché poi tutte le varie discipline si unificano tutta nella gestione globale del paziente, così deve essere. Obiettivo unico la salute del paziente e una gestione globale delle sue patologie, sia in fase di diagnosi sia in fase di terapia e gestione poi nel lungo termine. Apprezzo molto che i relatori, che sono professori preparatissimi, stanno esponendo i loro argomenti in maniera chiara, semplice e comprensibile anche per noi studenti che ci stiamo avviando verso questo percorso. Ho trovato molto interessante la relazione del professor Pelliccia, in quanto mette in luce come sia importante la prevenzione dal punto di vista degli atleti che praticano sport sia a livello agonistico che non agonistico, una prevenzione dal punto di vista cardiologico e di quanto sia quindi importante eseguire una accurata anamnesi cardiologica. C'è un aspetto molto importante, che anzi ho trovato molto interessante, che appunto grazie alla Fondazione Internazionale Menarini è possibile poter vedere direttamente online le slide con i relativi relatori e quindi tutte le conferenze poterle seguire anche se non si è presenti fisicamente al momento del congresso. Sono molto contento di aver partecipato a questo congresso, molto interessante, location molto molto bella.